Ciao ragazze, mi vedete addobbata, acconciata da indiana, perché da un po' di tempo che volevo fare un video del genere, un po' ispirato al trucco arabo indiano, mi sta scendendo tra l'altro il copricapo, e niente, perché avevo comprato questi gioielli quando vivevo a Londra, bellissimi, viola e verdi, proprio a Whitechapel, che è il quartiere indiano, dove fanno ogni giorno mercatini indiani con tantissime cose stupende, sbelluccicose, che per me, che sono una gazzaladra, vanno, ci vado proprio matta. Preso ispirazione da diversi video che sto guardando ultimamente, ragazze, mi incanto a guardare questi video arabi, indiani. Quando ero a Londra ho truccato un paio di spose per matrimoni arabi, che lì è una cosa molto molto forte, cioè vanno tanto le truccatrici per matrimoni arabi o indiani. E poi, visto che, come sapete, a me piacciono le cose sobrie, sono stata più che contenta di queste occasioni per sbizzarrirmi con la mia fantasia. Poi anche lavorando da MAC lì venivano tante donne indiane di colore oppure arabe, volevano questi trucchi super elaborati ed io ero super felice. Qui magari in Italia, appunto, il trucco è visto un po' più sul lato beauty, natural. Nell'ultimo video, infatti, avevo un rossetto verde, ho avuto vari commenti tipo: ah no, il rossetto, Dio, cos'è? E niente, quindi comunque sapete che attraverso il canale esprimo anche io la mia personalità e la mia visione del mondo, quindi mi sbizzarrisco con i trucchi che magari non posso fare tutti i giorni. E niente, infatti adesso mi andrò a struccare, perché stasera devo uscire, non posso uscire così. A meno che, non so, pensano magari che sia un'attrice di Bollywood, magari. E niente, ragazze, io vi lascio al tutorial di questo bellissimo trucco che non smetto di guardare. È una double cut crease, quindi una doppia piega tagliata con diversi toni di verde e viola, con brillantini, che va a richiamare appunto il gioiello che indosso sia sulla testa che sul collo. Io spero che il trucco vi piaccia. Un saluto ai miei amici arabi, indiani in giro per il mondo e buon tutorial. Ciao! Ho già fatto il sopracciglio con dell'ombretto in polvere e adesso vado a tracciare una linea guida che sarà lo stacco per la cut crease, quindi sarà la differenza tra la parte superiore e la parte inferiore dell'occhio. Ovviamente, avendola già fatta, cerco di imitarla da questo altro lato e utilizzo una matita color carne. Per fare questo lavoro dobbiamo guardare diritti nello specchio per vedere appunto dove posizionare la linea. Dopo aver tracciato questa linea, inizio a lavorare con dei prodotti in crema. Ragazzi, ho dimenticato di dirvi che prima di iniziare ho applicato un paint pot di MAC nel colore Groundwork. Ora divido l'occhio in tre parti. Al centro vado ad applicare una matita bianca. In questo caso applico la Jumbo Eye Pencil di NYX nel colore Milk. Quindi faccio questa divisione in tre parti. Vado a colorare la parte centrale con la matita bianca. Questa matita, tra l'altro, ve ne ho parlato anche in un video review di qualche tempo fa, è uno dei best seller di NYX. E, appunto, applicata al di sotto dell'ombretto, funziona come un'ottima base, va ad intensificare ancora maggiormente l'ombretto che applichiamo al di sopra. Nell'angolo interno e a quello esterno applichiamo un ombretto in crema verde. Questo in realtà è un eyeliner in gel verde per lato di una vecchia collezione di Kiko, non ricordo se era primavera o estate. Quindi con un pennello a setole piatte lo applico un po' nell'angolo interno. La sfumo un po' verso la matita e un po' nell'angolo esterno. Nell'angolo interno e in quello esterno, alla fine, vado ad applicare un eyeliner viola. Questo è Microviolet di MAC. E un po' alla fine. Vado a tracciare una linea. E sfumo il prodotto all'interno. Anche al di sopra vado sempre con l'eyeliner in gel, molto leggermente, a definire la parte al di sopra della matita color carne, solamente nella parte esterna. Al centro utilizzo Zoe di Nabla.
Dove ho applicato l'ombretto verde di Kiko, vado ad applicare un ombretto verde bottiglia, questo colore qui. E con l'estremità del pennello vado a sfumare dove i due colori si incontrano. Nella parte dove ho applicato la liner in gel viola vado con un ombretto viola a fissare il prodotto e utilizzo un viola scuro, intenso. Per questi lavori vi consiglio di utilizzare dei pennellini da dettagli, più sono piccoli i pennelli più lavorerete di precisione. Vado a sfumare le due estremità. Con un pennello d'eyeliner o un pennello comunque sottile vado a di sopra della linea color carne con il viola e sfumo un po' il prodotto con un altro pennello sempre da dettagli. Prendo un viola più scuro e vado solamente a l'attaccatura di questa seconda linea, lo applico sempre solamente nella parte esterna. Per pulire un po' la zona di sotto delle sopracciglia applico un fondotinta in polvere e sfumo con un pennello pulito da sfumatura e vado ad applicare dei glitter in diversi punti. Utilizzo dei glitter della Bennai verdi e viola. Non tocco la parte centrale ma solo le estremità, quindi parto dal viola agli angoli dove ho applicato appunto l'ombretto viola a trascinare i due punti dove i brillantini si incontrano per sfumarli un po' e li trascino anche un po' verso il centro sempre per sfumarli. All'interno dell'occhio applico una matita casual nera, al di sotto una matita viola e applico come ciglia finte le Iconic di House of Lashes. Come correttore applico il Gotcha Cover della NYX nel colore medium. Vado a fissare il tutto con una cipria, utilizzo la Studio Fix della MAC nel colore NC25. Vado a dare un po' di colore al volto con una terra abbronzante. Vado a fare un po' di contouring con Cameo di Nabla. Sulle labbra, ovviamente resto sempre nei toni del nude, applico la matita Soar di MAC. Applico un lucido. Vado ad applicare il lucido della Extreme Makeup che ci è stato gentilmente inviato dall'azienda, che si chiama Infiniti Baci nel colore 02. Ragazzi, questo conclude il look, io vado a sistemare i capelli e ci vediamo tra un po'. Se il video vi è piaciuto datemi un like, iscrivetevi al canale e seguiteci sugli altri social che trovate alla fine del video. Vi ringraziamo io e mia sorella per il supporto e i commenti carini che ci lasciate ogni volta e niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!